bodybuilding, insomma, ogni tanto mi viene chiesto: Francesco, quanto spendi? Francesco, quanto costa? Francesco, quanto impieghi? Quanto denaro spendi, insomma. Il bodybuilding è lo sport più costoso che abbia mai fatto. È uno sport abbastanza costante, quindi deve essere costante, deve essere uno sport dove la disciplina e la costanza nella ripetizione delle azioni, il mangiare, l'allenarsi, la supplementazione, i controlli medici, l'allenamento naturalmente in primis, il cardio la mattina, sono tutte azioni, insomma, che vanno tenute in considerazione sempre. Quindi è un, come sapete, insomma, è uno sport che ha bisogno di costanza. Più sarà la costanza, più il costo sarà alto, naturalmente. Io vengo, come alcuni di voi sanno, vengo dal golf, vengo dal calcio a livello abbastanza agonistico. Ho fatto anche 7 anni di nuoto, anche quello a livello agonistico, quindi ho fatto parecchi sport. Logicamente sono sport che si fanno quando si è bambini, quindi insomma alla fine il vero costo, insomma, in termini proprio di denaro, non è una cosa che, insomma, ricordo, perché c'erano i miei genitori, quindi quando hai dai 10 ai 18 anni più o meno pagano tutto quanto loro. Però ricordo comunque nell'età, insomma, io sono andato via, ho iniziato a vivere da solo all'età di 16 anni qui in America, quindi diciamo che da lì ho iniziato un attimino a capire anche il costo, quanto costava il calcio, quanto costava il golf, quanto costava. E diciamo che, insomma, il bodybuilding li batte tutti. E può sembrare strano, visto che si parla del golf, che di solito è lo sport per ricchi, si dice, quindi. Però insomma il bodybuilding costa. La cosa che alcuni mi chiedono è: come fai a gestire tutto quanto? L'importanza che ha il bodybuilding nella vostra vita lo decidete voi. Naturalmente è una considerazione che dovete fare voi, cioè, nel senso, quanto è importante questo sport per me? Quanto conta il bodybuilding nella mia vita? Quali sono le priorità nella mia vita? È avere un ottimo lavoro, è avere un'ottima educazione, avere una famiglia, avere la macchina più bella, avere... E vi create la vostra vita in base a quelle necessità, insomma, che di cui avete bisogno. Io, per quanto mi riguarda, il mio fisico e insomma gli altri video lo testimoniano. Ho sempre avuto un rapporto abbastanza particolare con il mio fisico, quindi logicamente è difficile per me dire da un giorno all'altro basta, non faccio più bodybuilding, perché comunque non ho l'ossessione del fisico bello, ma essere a posto con me stesso. Cioè, io non ho mai fatto palestra per essere il grosso o per piacere alla ragazza. Io l'ho fatto sempre per me stesso, perché sono arrivato a dei livelli a livello fisico, insomma, a dei livelli molto 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 brutti, e quindi ho iniziato a pesare veramente tanto, non mi piacevo, non avevo forme, non mi sentivo uomo, insomma. E quindi per me il bodybuilding un attimino mi ha aperto questa strada alla scultura del mio corpo, a come perfezionare, a modellare il mio corpo. Naturalmente poi quando ti scontri con la realtà del vero costo del bodybuilding, a quel punto devi cercare, insomma, di mettere nel contesto, devi capire un attimino cosa effettivamente per te è importante. Per me è sempre stata la carriera lavorativa, il bodybuilding per me è un hobby, faccio le gare, faccio parte del circuito IFBB Italia, adesso anche della NPC United States, quindi comunque per me, ecco, lo prendo come un hobby, ma è comunque uno sport serio, quindi lo tengo comunque, è quasi un secondo lavoro per me, anche se non lo considero come tale.
Però ecco, tornando ai costi, effettivamente non posso dare un costo perfetto ed esatto di quanto costa la vita. Sicuramente, ecco, posso dare un estimate, cioè più o meno un'idea di quello che costa durante l'off-season e durante l'on-season. Durante l'off-season io arrivo. Qui in America noi abbiamo Costco, abbiamo Walmart e quindi automaticamente è più facile risparmiare rispetto all'Italia. Però quando ero in Italia ho lavorato sia per l'Abercrombie che per Guess. In Italia il costo comunque varia sempre dai 60 agli 80 euro a settimana. Questo parliamo naturalmente dell'alimentazione. Ora, l'alimentazione è importantissima perché l'80% di quello che poi sarete è in base a quello che mangiate e quello che mangiate costantemente. Noterete che il costo del cibo aumenterà quando voi non farete la dieta, che sembra una cosa pazzesca perché uno dice: mamma mia, quanto mi costa la dieta? Mi costa 200-300 euro al mese, mi costa 400 euro al mese. Devo comprare il pesce tutti i giorni, devo comprare il pollo tutti i giorni. I vegetali costano tantissimo, le verdure hanno un prezzo assurdo, la frutta ha un costo che non si può toccare. Quindi alla fine uno fa due conti e dice: mamma mia, quanto mi costa? Poi vai a vedere. Ti vai a fare la pizza o la panzerottata o ti vai a mangiare la crepe fuori con gli amici. Dici, però, insomma, con questa spesa che ho appena fatto, potevo quasi mangiare per 3 volte se avessi mantenuto la dieta. Il pasto sgarro naturalmente deve essere concesso. Io sono un amante dei pasti sgarro perché. Insomma, ho fatto il cuoco per tanto tempo, quindi ho la passione per la cucina, quindi a me piace cucinare. Ed è una cosa che a me personalmente fa bene alla testa, insomma, fa bene come approccio poi alla dieta. Ho bisogno di staccare un attimino, essere rilassato, ho bisogno anche dei miei digiuni. Alcune volte io ho problemi proprio a mangiare, cioè io nonostante pesi adesso 105 kg. No, ho sempre comunque la necessità di dover spingere il mio corpo a mangiare, non arrivo mai ad avere la fame che dovrei avere per mettere su muscolo, insomma. Non ricordo momenti in cui io ho fame o avevo fame e quindi ho mangiato. Io mangio ogni 3 ore perché so che devo mangiare ogni 3 ore. Quindi, ragazzi, ripeto, la palestra viene a costare, ecco, da me. Io posso fare, siccome le domande sono state fatte a me, quindi rispondo più o meno concretamente alla vita che faccio io qui. Ora in Italia non so le offerte o l'andamento, perché comunque manco da molto tempo, ci ho vissuto poco, quindi ho sempre vissuto comunque in paesi dove mi potevo adattare. Quindi qui in America è abbastanza semplice, però ecco, costa anche qui. Io qui, considerando che vado da Costco, che è una specie di metro nostra, quindi compro il cibo in proporzioni molto più grandi. Quindi pollo, non compro il petto di pollo, compro 4-5 kg di pollo insieme. I fiocchi d'avena compro 3-4 kg insieme. Il riso compro 10 kg. L'acqua, vabbè, mi arriva a casa, quindi faccio i miei 5 litri al giorno, comunque mi vengono spediti, mi arrivano alla porta, quindi, però anche lì risparmio un pochettino. Quindi comunque voglio dire, la palestra mi viene a costare 30 dollari al mese, quindi sai, ho l'assicurazione medica, qui in America è praticamente obbligatoria, anzi adesso è obbligatoria, dal 2016 è obbligatoria, che però paga la mia società dove lavoro. Quindi voglio dire. Bisogna organizzarsi, ecco, bisogna vedere un attimino qual è la priorità. Io ho sempre prioritarizzato la mia carriera come project manager, business analyst, insomma, il mondo in cui io mi rispecchio un attimino di più. Poi naturalmente il bodybuilding mi piace, è uno stile di vita, lo faccio
costantemente tutti i giorni. Per me mangiare, mangio in ufficio ogni 3 ore, la gente sa che faccio questo, che ho questo stile di vita, quindi molti sono curiosi, molti stanno lì che mi guardano un pochettino strano, questo soltanto in Italia, non negli Stati Uniti. Quindi voglio dire, è una disciplina che comunque costa. Io direi che più o meno. Ecco, adesso il medico ha pagato ultimamente. Io ho il cosiddetto copay, che sarebbe una specie di pagamento parziale che si dà al medico di 25 dollari ogni volta che si va, perché il resto lo paga l'assicurazione. Quindi io sono andato 4-5 volte, avrò pagato 100-125 dollari. Poi hai il dentista, poi hai. E comunque fanno parte, mangiando molto, 6, 7, 8 pasti al giorno, comunque. Hai bisogno sempre di una pulizia orale abbastanza pesante, ecco. Quindi sicuramente, ecco, dovete organizzarvi qualsiasi lavoro voi facciate. Il bodybuilding ha la fortuna di essere adattato alla persona e ai sistemi e allo stile di vita che ogni persona ha, che ha già prima di cominciare il bodybuilding. L'importante è seguire sempre il programma nutrizionale e di andare in palestra. I supplementi, poi, logico, sono quella parte, e ne discuteremo in altri video perché mi arrivano domande anche su quelli, per la necessità di avere il supplemento, perché bisogna assumere supplementi. Il supplemento è importante, però proprio si chiama supplemento, quindi è una cosa in più alla dieta. Quindi spendere 200 euro, dollari al mese per dei supplementi. Dipende a che livello si è. Se lo si fa per andare in piscina con gli amici, a quel punto, cioè, voglio dire, spendere 200, mi sembra che sta spiaggia costa parecchio. Se invece voi vi dovete presentare a una competizione di bodybuilding, logicamente poi lì è tutto un altro mondo. Per la gara vado avanti praticamente a fiocchi d'avena, massimo 50 grammi al giorno, tilapia, pollo e pochissime verdure. Praticamente niente frutta per 10-12 settimane. Quindi per quell'arco di tempo comunque io vado a tagliare dai miei 180-100 dollari a settimana, vado a spendere quasi 50-60 dollari a settimana. Quindi quel risparmio poi lo vado comunque ad investire su altre cose, quindi sulla stagione off-season per crescere dopo. Si bilancia, ecco, la stagione on season e off season, un pochettino si aiutano una con l'altra. Quindi tutto qui, questa è la mia risposta, un pochettino prolungata, 17 minuti sono tanti, però ecco, spero che un attimino vi ho dato un overview totale di quello che è i miei, come si dice in inglese, my two cents sulla questione.